Prende ora la parola il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. Ringrazio il professor Bertram per aver voluto dare questo segnale forte di legame con le istituzioni che rappresentano il territorio. Il legame con la città è fortissimo, la presenza della scuola connota un tratto di identità fondamentale della nostra città, ma direi che oggi dobbiamo avere una consapevolezza più alta, volta alla funzione futura della scuola e, se è consentito, diciamo, volta anche alla missione che può avere una città tanto particolare quale è la nostra. La scuola normale serve il nostro paese, serve l'Europa, con l'alta formazione sulle scienze di base, sugli studi umanistici, oggi anche su studi di carattere sociale con l'innesto nuovo. Noi abbiamo bisogno di essere più consapevoli di quanta cultura e di quanta formazione serva oggi per superare la crisi drammatica che viviamo, che è una crisi non episodica, non congiunturale. La crisi economica e poi sociale, che non è soltanto la deriva di un sistema economico, del sistema della finanza globale, non è soltanto la crisi di meccanismi, è una crisi di finalità, di motivazioni, di ragione. E non sarà possibile neppure per l'Europa, che pure ha sistemi vecchi, ha una democrazia che propone costi, problemi di efficienza, di efficacia di risposta, risolvere i problemi e creare nuova crescita, come si dice, se non ci saranno nuovi obiettivi. E per raggiungere nuovi obiettivi noi dobbiamo tornare a attingere alle fonti primarie. Dobbiamo ritrovare una forma, io la definirei, di spiritualità molto forte, di etica, della responsabilità, che sia applicata ad ogni dimensione della ricerca di crescita, e quindi dobbiamo ritrovare appieno il senso della forza, della missione della cultura e della scienza, perché abbiamo la possibilità di vedere oggi, ieri forse non era così, nuovi modelli possibili di crescita. Noi siamo immersi in rivoluzioni e in grandi contraddizioni. E bisogna chiudere la forbice che c'è fra le potenzialità positive che sono di fronte a noi e il fare concreto, anche le scelte della politica. Ecco, io parlo della rivoluzione digitale, parlo della rivoluzione delle energie, della rivoluzione della genetica, insomma delle scienze dell'uomo. Parlo anche della rivoluzione che ci tocca, legata alla facilità dei rapporti internazionali, alla possibilità di relazioni che semplicemente ieri non c'erano. Questo anche nella nostra dimensione si vede bene. Ecco. Noi abbiamo la fortuna, come Toscana, ne accennava il Presidente Rossi, anche come città, di essere su questa frontiera del cambiamento possibile. Quindi la missione della scuola è importante, perché l'alta formazione che diciamo, deve avere uno spazio più grande in questo nostro paese, e quindi anche grandi attenzioni, ci vede testimoni come intanto una grande università, un'università che ha 55.000 iscritti, sia aiutata
dalla presenza delle scuole e come naturalmente le scuole siano aiutate dalla presenza di una grande università. Questo è un elemento di sistema che noi sappiamo quanto sia importante anche per mantenere gli standard di qualità formativa che sono sempre sfidati per tanti motivi, ecco, non soltanto per la competizione, ma anche perché bisogna essere sempre innovativi. E abbiamo a che fare con dei competitori veri, no? Se mi veniva a pensare a questo indice che si chiama proprio PISA e che quindi si ricorda, si tiene bene a mente e alle differenze che ci sono fra gli standard formativi nelle materie scientifico-matematiche europei o italiani e quelli cinesi o di altri paesi che producono ogni anno milioni di laureati e di livelli importanti, diciamo. Quindi questo naturalmente è una missione di valenza nazionale. Poi da noi c'è questo habitat dell'innovazione, perché abbiamo questi grandi servizi, formazione, sanità, un sistema quasi compiuto della ricerca pubblica insediato a Pisa a partire dal CNR, e siamo in questo asse che anche Rossi definiva, no? Questo asse, l'Arno Valley è stata chiamata anche perché c'è una presenza importante di imprese innovative legate alla rivoluzione digitale, comunque con le nostre grandi istituzioni insieme rappresentiamo un'area metropolitana di dimensione europea. Certamente né solo Firenze, né solo Pisa, no? Può rappresentare la dimensione di una crescita di prospettiva che ha una davvero importante forza e promettente. Per la città poi c'è tutto il tema della valorizzazione dei beni culturali. Noi ora dobbiamo dare anima e spessore economico ai grandi investimenti, ai grandi recuperi che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Cioè, noi abbiamo fatto una parte essenziale del lavoro, ma ora viene una sfida altrettanto importante, no? Ci sarà magari bisogno di un minore investimento in termini materiali e anche finanziari, ma c'è invece bisogno di un molto maggiore investimento di idee e di forze imprenditoriali, di progettualità. E quindi dobbiamo lavorare insieme con la scuola Superiore Sant'Anna, con l'università, come stiamo facendo, per dare corpo a progettualità, per poi chiamare altre risorse aggiuntive. Fra l'altro abbiamo migliorato i luoghi, la piazza, ora partono i lavori per congiungere la piazza con Piazza del Duomo, faremo un grosso lavoro anche dietro il San Silvestro, perché recupereremo quella straordinaria area verde che sta fra il bastione del Barbagianni e l'ex Tuara, insomma il complesso del San Silvestro, e speriamo poi di ritornare anche sulla piazza San Silvestro, secondo il progetto che si è arenato anche per difficoltà di investimento. Ecco. E poi non siamo, se vengono idee anche coraggiose e nuove da percorrere, stimolazioni che possano lasciare un segno per una città innovativa che guarda avanti e che valorizza questa sua vocazione giovane, fatta di giovani e giovane come vocazione, noi siamo molto interessati, ecco, possiamo lavorare insieme, non ci tireremo indietro. Ecco. Penso che questi siano auspici molto importanti e per la città molto coinvolgenti nel momento in cui si apre il vostro anno accademico, per il quale io formulo i migliori auguri, a partire da quelli che vanno rivolti ai giovani che per il primo anno vengono a Pisa a studiare avendo vinto il concorso. Grazie.